il problema relativo alla soluzione di un'equazione differenziale. Intanto andiamo a definire che cosa si intende per equazione differenziale. Data una funzione y di x, è indicata con y', y', y di ordine n, le sue derivate, si dice equazione differenziale di ordine n la relazione che preferiremo scrivere come f di x, y', y di n uguale a 0, dove f è una funzione di n più due variabili. Chi sono queste n più due variabili? Sono appunto la funzione x, y', y con n. La funzione f di x, y, n uguale a 0 si dirà equazione differenziale di ordine n, dove appunto n indica la derivata di ordine maggiore presente all'interno dell'equazione. Ora, cosa intendiamo per soluzione di un'equazione? Quando diremo che f di x è soluzione dell'equazione. Allora, f di x, definita in un intervallo i a valori reali, la chiameremo soluzione dell'equazione differenziale se essa risulta derivabile almeno n volte nel suo dominio, quindi nel nostro caso in i, e se soddisfa la condizione f di x, y', y con n di x uguale 0. Φ di x si chiama integrale generale di f. Ora, abbiamo dato una definizione abbastanza generica di equazione differenziale. Quelle che incontreremo nel nostro studio le chiameremo di primo e di secondo ordine, quindi saranno le equazioni differenziali relative ad x, y', quelle di primo ordine, x, y', quelle di secondo ordine. Vediamo, andiamo per gradi. Allora, per quanto riguarda l'equazione differenziale del primo ordine, noi tratteremo l'equazione del tipo f di x, y', uguale 0 e li divideremo in equazioni a variabili separabili ed equazioni lineari. Gli altri casi non li contempleremo, sicuramente nel caso generale possono rientrare comunque o nelle equazioni a variabili separabili o nelle equazioni lineari con opportune sostituzioni, ma nella nostra trattazione seguiremo soltanto gli esempi di equazioni a variabili separabili ed equazioni differenziali lineari, sempre del primo ordine. Cominciamo con le equazioni a variabili separabili. Y' uguale h di x per g di y, dove h di x è una funzione definita in i a valori reali e g di y è una funzione definita in j a valori reali con i e j sottoinsiemi di r. Appunto le chiamiamo variabili separabili perché riusciamo effettivamente a definire due gruppi, una funzione che è relativa soltanto alla variabile x e una funzione che è relativa soltanto alla variabile y. In questo caso distingueremo soluzioni che chiameremo di prima categoria
non saranno altro che i valori di y, tali che g di y risulta uguale a 0. Perché questa, quando c'è, perché non ci sarà sempre la soluzione di prima categoria, è sicuramente soluzione della nostra equazione differenziale, perché soddisfa le richieste relative all'essere soluzione, in quanto se g di y è uguale a 0, abbiamo che g' di y sarà anch'essa 0. E quindi sostituendo nella nostra equazione otterremo 0 uguale 0 e quindi effettivamente sarà soluzione della nostra equazione differenziale. G di y uguale 0 quindi darà tutte le soluzioni di y uguale k con k costante. Adesso, supponendo che una volta che abbiamo trovato le y con 0, diciamo, tale che g di y risulta uguale a 0, possiamo ragionevolmente supporre g di y diversa da 0 e dividere ambo membri per g di y. Quindi avremo y' per 1 su g di y uguale a h di x. Ora, se indichiamo y' come rapporto di dy su dx, sostituendo avremmo 1 su g di y in dy uguale h di x in dx. A questo punto, integrando ambo i membri, otterremo l'equazione integrale generale della nostra equazione, che sarà soluzione che chiameremo di seconda categoria. Generalmente nelle soluzioni indicheremo sia le soluzioni di prima che di seconda categoria, ne scriveremo soltanto una quando quelle di seconda categoria potrebbero inglobare con una manipolazione della costante relativa all'integrale e quelle di prima, però generalmente indicheremo anche le soluzioni, indicheremo in maniera specifica le soluzioni di prima e di seconda categoria. Andiamo a fare un esempio. Prendo il testo perché la memoria non mi accompagna. Allora, abbiamo l'equazione y' uguale 2x per y al quadrato. Allora, andiamo a vedere se è un'equazione a variabili separabili. Effettivamente abbiamo la nostra h di x che è uguale a 2x e la nostra g di y che è uguale ad y quadro. Ci sono soluzioni di prima categoria? Sì, perché basta porre g di y uguale 0 per ottenere y uguale 0. Quindi scriviamo qui y uguale 0, soluzione di prima categoria. Procediamo con la divisione. Quindi, supponendo y diversa da 0, abbiamo 1 su y quadro, nel frattempo scriviamo anche y' come rapporto di y su dx, uguale 2x. Moltiplichiamo a questo punto siamo pronti all'integrale. L'integrale di 1 su y quadro, ricordiamo che 1 su y quadro si può vedere come una potenza, sarebbe l'integrale di y elevato a meno 2. Quindi applicando appunto la proprietà dell'integrazione delle potenze abbiamo meno 1 per 1 su y uguale x al quadrato più c, perché l'integrale di 2x è x al quadrato. Adesso risolviamo in y e abbiamo 1 su y uguale meno x al quadrato
meno c. Da cui y uguale 1 fratto meno, vabbè, c, chiamiamo c con 1, meno x al quadrato, dove c con 1 è uguale a meno c. Tanto c appartiene ad r, è una costante arbitraria, per evitare di scrivere segni in più e pasticciare la nostra soluzione, andiamo a porre c con 1 uguale meno c. Quindi l'integrale generale della nostra equazione sarà y uguale 1 fratto c con 1 meno x quadro. Vediamo immediatamente che per dare la soluzione dell'equazione differenziale dobbiamo includere y uguale 0. Quindi l'integrale generale sarà 1 fratto c con 1 meno x quadro e y uguale 0, perché non ci sarà nessun valore della costante c che ci potrebbe ridare la soluzione y uguale 0. Come vediamo, la soluzione, continuiamo a chiamare la soluzione, ma effettivamente sono infinite soluzioni. E allora esiste anche un problema relativo all'equazione differenziale, che si chiama appunto problema di Cauchy, che non fa altro che andare alla ricerca di un'unica soluzione per la nostra equazione differenziale. Infatti, chiameremo problema di Cauchy relativo all'equazione differenziale, quindi problema di Cauchy relativo all'equazione differenziale di primo ordine f di x y primo uguale 0, la ricerca della soluzione della nostra equazione che rispetti la condizione y di x 0 uguale y con 0. Pensando che la soluzione dell'equazione differenziale non è altro che un'integrale, noi andiamo a cercare quella curva particolare di fatto che passa per il punto x0, y0. La soluzione del problema di Cauchy, quando esiste, è unica. Si può dimostrare infatti che la soluzione risulta unica. Allora, vediamo relativamente a questa. Se noi aggiungiamo la condizione, infatti chiameremo condizione di Cauchy, la condizione y di 0 uguale 1/2, quindi y di 0 uguale 1/2, vediamo di andare a trovare quell'unica curva che passa per il punto x0, y0. Quindi dovremmo risolvere di nuovo la nostra equazione, ma l'abbiamo scritta in questa maniera per non riscriverla, e adesso imporre la condizione. Quindi sostituisco alla x 0 e ottengo 1/2 uguale 1 fratto c con 1, quindi c con 1 uguale 2. Allora, chi è l'integrale particolare relativa alla nostra equazione differenziale con condizione iniziale y di 0 uguale 1/2? Sarà y di x uguale 1 fratto 2 meno x al quadrato. Vedete, in questo caso abbiamo trovato l'unica soluzione che rispetta la condizione di Cauchy. La prossima volta invece andremo a esaminare la risoluzione di un'equazione di primo ordine, ma un'equazione lineare di primo ordine. Per fare questo andiamo semplicemente per ora ad indicare l'equazione lineare di primo ordine, che sarà da y' di x uguale a di x per y di x più
b di x, dove b di x è una funzione nella sola variabile x. Vediamo immediatamente che nel caso in cui b di x risulta uguale a 0, la nostra equazione diventa y' di x uguale a di x per y di x. E quindi di fatto ricadiamo nella equazione differenziale a variabili separabili, perché abbiamo il blocco in a di x e il blocco in y di x. Però questo lo affronteremo la prossima volta. Grazie!